calda giornata di fine settembre, il mare e tante meravigliose imbarcazioni. Queste le credenziali che hanno caratterizzato l'evento privato di Otam Yachts, a cui abbiamo avuto il piacere di prendere parte e nel corso del quale siamo stati coinvolti in una uscita in mare a bordo del meraviglioso 65 HT. Ma prima di raccontarvi com'è andata questa strepitosa esperienza, andiamo a scoprire da vicino questa fantastica imbarcazione. Oggi siamo in mare con Otam, vi portiamo a bordo con noi in un'esperienza davvero fantastica. Caratterizzato da un design esterno modificato seguendo le specifiche dell'armatore, l'Otam 65 HT presenta uno stile molto sportivo, tant'è che questa imbarcazione è in grado di raggiungere 60 nodi di velocità massima e di mantenere 50 nodi di velocità di crociera. Forte di una carena con 21 gradi di dead rise a poppa, l'Otam 65 HT mette a disposizione degli occupanti un'unica grande area open space per garantire la fruibilità dell'ambiente. Non ci sono infatti porte nella sezione che porta verso il pozzetto. Ciononostante, non mancano tutti i comfort, basti infatti pensare che tutta l'area esterna è dotata di aria condizionata. Forte di numerosissimi elementi in fibra di carbonio, l'Otam 65 HT risparmia molto peso a favore delle prestazioni e presenta degli ambienti interni totalmente customizzati e pregni di geometrie eleganti che trovano ispirazione nel mondo della business aviation. Guardate che meraviglia la cabina armatoriale di questa fantastica imbarcazione. Colori, forme e materiali sono stati selezionati per coesistere in armonia con lo stile esterno dell'imbarcazione. A bordo, infatti, il nero del CFRP a vista si mescola con il bianco delle pelli pregiate e con un particolare tipo di rovere, anch'esso nero, al fine di creare una serie di forti contrasti. Preparatevi perché si parte. Stiamo lasciando ovviamente il porto in questo momento, i motori stanno spingendo al minimo per permetterci di uscire dall'area di approdo. Sempre un'esperienza davvero meravigliosa uscire in mare e lasciarsi tutto questo alle spalle mentre davanti a noi si staglia l'immensità di veramente qualcosa di gigantesco e mentre accanto a noi scorre tutto quello che è il panorama marittimo di Genova. Come potete notare, i motori stanno prendendo man mano potenza per portarci adesso in mare aperto per davvero. I movimenti sull'acqua sono qualcosa di davvero sorprendente. È qualcosa di davvero pazzesco quello che ho detto qua sopra. Non so descrivervi a parole quello che sta succedendo qua, davvero è incredibile. Davvero incredibile. Guardate alle mie spalle, tutto intorno a me, che cosa sta accadendo. È incredibile, ci si solleva veramente dall'acqua, è quasi come essere su uno shore davvero, solo siamo su un'imbarcazione decisamente più grossa e decisamente con capacità davvero fuori dal comune. Si rischia quasi di volare via da tanta che è la spinta. Qualcosa
idea dell'incredibile potenza che stanno sviluppando i motori in questo momento. Dal video probabilmente non si riuscirà a capire, ma siamo davvero incredibilmente inclinati, è qualcosa di pazzesco. La nostra esperienza in mare giunge quindi a questo punto al termine. Come potete vedere stiamo riattraccando. Che dire, è stato davvero qualcosa di sensazionale.